Decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Il poter lavorare in sicurezza è un requisito imprescindibile per il buon funzionamento di un cantiere, per cui è necessario pianificarlo adeguatamente e garantirlo senza deroghe. In un cantiere edile i pericoli sono tantissimi, per questo la normativa prescrive l'individuazione dei rischi per i lavoratori, al fine di individuare una serie di misure di protezione, sia individuali che collettive, per eliminarli o comunque ridurli. Nei cantieri è obbligatorio pianificare la sicurezza mediante il Piano di Sicurezza e Coordinamento, PSC, uno strumento efficace per la gestione dei rischi reali. Gli interventi che si possono attuare per salvaguardare la sicurezza sul lavoro sono di due tipi, prevenzione e protezione. Ricordiamolo tutti, prevenzione e protezione. Si deve fare molta attenzione a come si inizia un lavoro in cantiere, attenzione ai rischi e ai pericoli. Insomma, bisogna lavorare seguendo le norme che ci aiutano a costruire in sicurezza. Non bisogna lavorare in negligenza, con superficialità e con il non rispetto del lavoratore, perché basta poco per compiere una tragedia. Buongiorno. C'è stato commissionato un nuovo progetto da parte di un cliente. Di cosa si tratta? Consiste nel riparare un muretto. Sapete che abbiamo poco tempo a disposizione. Qui non state a guardare troppo le norme sulla sicurezza. Ma rischiamo di farci male. Tranquilli, sarà un lavoro veloce, non vi succederà nulla. E se venisse qualcuno a controllare? Vabbè, dai, andiamo. Ok. Gli operai iniziano a montare il ponteggio. I due non indossano dispositivi di protezione individuale, come le scarpe antinfortunistiche e l'elmetto. È importante seguire il PIMUS, documento operativo a cura del datore di lavoro dell'impresa, che monta e smonta il ponteggio. Quest'ultimo riporta la procedura per il montaggio, l'uso, lo smontaggio ed eventualmente la trasformazione del ponteggio previsto per il cantiere. Notando la mancanza di alcuni componenti per il ponteggio, i lavoratori li rimpiazzano con ciò che hanno a disposizione. In questo modo viene compromessa la stabilità della struttura. Nonostante ciò, gli operai decidono di continuare il lavoro per risparmiare tempo. Il muratore sale sul ponteggio, prepara gli attrezzi e inizia la ristrutturazione del muretto. Tutto ciò in totale assenza di sicurezza.
dopo alcuni anni di riduzione sia degli infortuni sia degli incidenti mortali, dovuto forse più alla crisi che il settore sta attraversando, il 2016 ha fatto registrare un incremento degli infortuni mortali del 27% rispetto allo stesso periodo del 2015. L'aumento del lavoro autonomo sui cantieri, unito alla conseguente complessità di prestazione professionale, alle minime dotazioni di capitale e competenza organizzativa, comporta un inevitabile incremento del rischio sui cantieri. La scala del rischio è inversamente proporzionale alla dimensione dell'impresa. Più è piccola, maggiore è la probabilità di riscontrare elevate inadempienze, più il rischio per la sicurezza cresce. La crisi, l'alta incidenza degli stranieri, i lavori acquisiti con il massimo ribasso, incidono sulla crescita delle irregolarità e sulla perdita di qualità del cantiere edile.